The show. Il lutto. Tre cotte per il signore, verdure. Aspetta, siedi. Sei uguale, scusami, siedi, prima sì. Non ti ho detto nulla, ma sei uguale a mio zio Pino. Ok. Li assomigli tantissimo, è andato via, scomparso da poco. Sei uguale a lui, cioè vero. Ok. Posso, scusa. Com'è la mi manca un sacco. Va bene, scusami tanto, no, che no, niente, è che cose che un cameriere non deve fare. Il goffo. Invece la margherita normale. Tutto bene, tranquillo. No, sì, e la raccolgo un secondo. Cioè, credo ci sia. No, ma stai in piedi. C'è dell'olio. Ok, grazie, mi scusi. Mamma mia, c'è un zero attrito. Scusi, ok. Scusatemi davvero, Sicuro. Siediti due secondi che ti ripieghi. Mamma mia. L'equivoco. Avete scelto? Ultima insalata beato te. Sì, sono mica tuo fratello. Sono modi e modi per chiedere le cose, ok? Che sono i giorni di coglione anche a me. Hai problemi? Scusami, no, mi stanno facendo la cucina che c'avevo il turno di sabato ancora. No, un secondo che sto ordinando. Pardon, mi guardavi? No, ero un po' assorto, mi fanno sempre girare le balle. Dimmi pure. Insalata beato te. Il menù dietetico. Vi faccio provare una nuova proposta, la versione light. Le pizze sono identiche, nel stesso prezzo, ma hanno il 70% di calorie in meno. È una sperimentazione. Va bene? Per me sì. Allora, una perfetta impasto kamut light e anche una valtellinese senza glutine light. Buon appetito. È la versione light. 70% di grassi in meno, 70% di calorie in meno, 70% di carboidrati in meno rispetto alla versione classica. Sì, non ci siamo capiti male allora. Perché questo era un assaggio. No, questa è la pizza, 70% di grassi in meno perché appunto è un po' più piccolina per venire incontro anche a chi è a dieta magari. Così lei ci ha offerto la pizza light, l'ha sì. Fatto tutto lei. No, guarda, mi spiace, io l'ho chiesto apposta, va bene light? Sì, sono entusiasta, la signora era entusiasta. Si fa delle proposte oscene. Guardi, mi spiace, vado a riferire in direzione, capisco un attimo cosa si può fare. Guardi, mi scuso, per scusarci per il disguido vi offriamo un dolce. Prego. Dolce, questo è dolce. Un dolce light per rimanere in tema con il resto della cena. Buon appetito. Che si porti il frutto. Vino. Che se mi fai girare i co. Smettila. Hai capito? Nico, vino. Stai attento come ti comporti e mi fai girare i co. No, mi scusi. Occhio. Io sono solo un cameriere, queste sono le nuove politiche del locale, io mi limito. Sì, ho capito, mi porti un sto c***o. Di coso ma qui. Le fanno così adesso. Ma cosa quelle fanno light, così? Ma tu mi devi dire, guarda che io ti porto la. Cosa ne so io che mi porti sta robina qui? Poi mi viene a prendere per il c***o, mi porti. Dalla direzione, ma porti un dolcino. Piccolino. Chi è il direttore? Portami il direttore. Andiamo, vengo. L'Instagrammer. Scusi, mi scusi, no. Cosa? Non si può. Ah, non si può. Ok. Voi siete già venuti, mi avete detto? Sì. Prima di mangiare i nostri piatti chiediamo di postare una foto sui social. Prima di mangiare? Sì, grazie mille, sennò rovina il piatto. Okay. Così posso che l'ha fatto un po' male? Se mi permette. Dai, si sposti un pochino. Scusa. Aia. Scusa. Sono mortificato, non so. Dai. Non voglio neanche sprecare cibo. Mannaggia a te, mannaggia. No. Ce l'hai l'assicurazione ancora male. No, le cambio la pizza e le pulisco il cellulare in cucina. No, va, la lascia. No, mi dispiace tantissimo. Okay. Mi scusi per l'accaduto. La svista. Ha fatto ma cosa è successo? Così. Ah no, colpa mia. Scusi, mi era sembrato di vedere una mosca. Non volevo che magari poi la mangiasse. Mi scusi. Buon appetito. Il malizioso. Signora, se mi permette, volevo offrirgli questo cannolo africano. Ma stai scherzando?
Ma perché? Perché la trovo molto carina, signora. Però in doccia non lo do, se vieni in cucina gli do quello... Cioè, potrebbe essere un secondo perché è in carne. Ma smetti di chiamarmi signora, solo quello. Signorina, mi scusi. Ok. Sicura? Sicurissima. Vabbè. L'onesto. Buongiorno, mi scusi. Senza allarmare gli altri commensali, le chiederei di sputare quello che ha appena messo in bocca. No, non lo ingoi. Non lo ingoi, lo sputi, per favore. Non si faccia vedere. Ne ha mangiato molto? Buongiorno. Abbiamo usato una partita d'olio scaduta nel 2012, ci siamo accorti adesso. E anche la passata di pomodoro era scaduta nel 2013. Quindi... Cazzo, mangiata delle merda. Mangiato tanto? Evitiamo di finirlo. Sì, meglio di sì, anche perché lo chef non è pulitissimo. Io sono una persona onesta, mi trasente che lo fa. Già non è molto pulito lo chef, non si lava neanche mai le mani dopo che va in bagno. Poi questa roba della fiatta scaduta. Vado a farne preparare altro. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un like, perché a 100.000 like faremo un episodio speciale di Detto Fatto qui a Beato Te. Quindi scriveteci anche nei commenti cosa vorreste vederci fare nei panni dei camerieri, perché noi lo faremo con i vostri commenti che appaiono come sempre. Ringraziamo la pizzeria Beato Te che ci ha invitato. Mi raccomando, siete di Milano, non faccio l'amico al Papa, volentieri venite qui a provare la pizza. Pensa che la fanno con 13 impasti differenti. Faccio vedere un po' di foto qua, guardate, pizza napoletana mica si scherza. Poi mi raccomando, ragazzi, se avete visto il video fino qui, commentate con il dolce della direzione. Poi iscrivetevi al canale, perché ogni mercoledì alle 14 esce una candy camera. Ci vediamo qui da Beato Te, ragazzi, la pizza migliore di Milano. Ormai sono mastro. Cos'è il bar? Sì. Non lo so, è andata così. Con anche la burratina sopra, una roba bellissima. Zoom sulle pizze, la chiedo. Ma è vuoto. Lui è uno dei pizzaioli, ragazzi. Guarda, ciao. Che bello, bravo ragazzo, ragazzi. Bravo e bello, non potete non venire qui da Beato Te. Grazie.